Salve a tutti amici, ben ritrovati. Io sono Mossimo Terry e siamo qui per un episodio di Discovery su Terry. Oggi andrò a scoprire Zera Survival, un open world multiplayer di Spot Kiwi Interactive. Questo sarà solo l'early access perché il gioco sarà disponibile dal 20 febbraio 2017. No, dal 17 febbraio 2020. Non fosse 20, 17, vabbè. Ma già qui possiamo già scoprire molto di questo gioco e cosa ci potrà offrire. L'epoca scelta per questo gioco sarà il 2022, un'epoca in cui l'intelligenza artificiale ha preso piede. Il problema qual è? Che uno di questi androidi creati ha preso consapevolezza di sé e ha iniziato una vera e propria guerra contro l'umanità, creandosi anche in scala mondiale. I soldati, presi, diciamo, molto concentrati su questa guerra che l'umanità andava a perdere, non riescono a proteggere le basi Xera Survival, così alcuni desiderati, alcuni soldati indesiderati trafuggono ciò che è necessario e per creare due basi operative per sopravvivere. In queste basi non c'è nessuna regola, tranne una: sopravvivenza. Quindi vedete, la sopravvivenza è la cosa fondamentale di questo gioco open world. Di questo gioco abbiamo anche una modalità multiplayer, gioca con amici o non e con un inventario globale. Ovviamente, cosa decisamente fondamentale in questo gioco sarà la comunicazione. Bene, ora che abbiamo un po' detto tutto sul gioco, nelle parti essenziali, un po' scritto il gioco in generale, andrò a scoprirlo. Con play, andiamo lì. Ok, possiamo scegliere la Seven Region di Europe. Io voglio giocare gente solo, non multiplayer. Ok, qua ci sono player, ok, se andare qui non c'è nessuno e andiamo a combattere da soli. Posso combattere da solo stasera? Perché parlare con altri non penso, non c'è tanto disponibile. No. Perfetto, un po' di connessione serie, non tanto facile. I'm here to assist you with your objective. You've been tasked to take out as many humanoid robots as possible, collect supplies for yourself and the settlement, while also trying to stay alive. Visit me at any settlement to access your global stash. Good luck out there. Bene, sto capendo tutto. Comunque, nella grafica sembra essere l'accesso, quindi non è perfetta, però già è molto accettabile da ora. Quindi adesso abbiamo la sembra è il cibo, 98 di acqua e 100 di vita, quindi abbiamo, se non survival, l'importante è per appunto sopravvivere, e cibo e acqua sono importanti. Abbiamo anche sopra una bussa gigante e non abbiamo sotto il livello in cui siamo, livello 1, abbiamo anche livello 2. Bene, ora ci sempre in WSD, vediamo un po' cosa ci aspetta questo gioco. Quella è una cittadina, no, dobbiamo andare lì. Il vestito bello casual, sembro non so, tipo, non so come potrei descrivere me stesso. Devo saltare, tipo, spazio per saltare, ok, col tasto stesso per mirare. Questo è un nome, arma, sono pugni. Ma i nostri pugni, noi nei pugni abbiamo altri pugni. Siamo inarrestabili. Understand. L'acqua da fendere, c'è la nostra città di acqua, sta cadendo tanto. Ok, mi sa che se dobbiamo passarci con il scritto testo. No, non ci c'è niente, ok. Spero che ci sia anche un tutorial che spieghi tutti i tasti fondamentali. Oh, che è sta cosa? Che è sto robot? Oh, maledetto! No, ti picchio. Mi sta ammazzando! Oh, maledetto! Sì, l'abbiamo rotto, perché non siamo noi. Ok, Alt, ok, prima noi per prendere Nels. Perfetto, abbiamo uscito a... Ah, sconfiggere in mossa un robot a mani nude, non so se avesse di soppiatto. Il mio ruolo era nuovo, sinceramente. E ho paura che vorrei capire come potrei andare a passarmi. Là si sentono messaggi. Hi. I can speak now, sorry man. I can write.
I'm focused to discover this game for my followers on YouTube. I hope that you can understand me. Ok, premi la re, ok, e il tasto per fare tutta l'azione. Chiudiamo. Chiudiamo, è tutto aperto, chiudiamo la porta. Chiudi, non si chiude la porta. Ok, ah no, sì, si può chiudere. Basta mirare e colpire. Ma vedi, se riusciamo a rompere qualcosa qui, sembra essere acqua. No. Cosa è curarci, il bene mangiare non c'è, non c'è niente qui. Oh, attenzione, lì c'è uno zaino, o oh, cos'è? Large backpack, ok, un pacco gigante, uno zaino gigante. Ok, però munizione non abbiamo cose. Come potrei scrivere a quel tizio là? Hello. Non so come attaccare le teste alla chat. Vabbè, adesso andiamo qui, se non c'è ancora altro da prendere. Nel frattempo li stiamo curando, ovviamente qualcosa c'è lì, munizioni. Sempre 9 mm di rounds, ok, ma ora cos'è curarmi? Cibo, acqua e soprattutto una pistola. C'è qualcosa qui? Posso rompere, ecco, la ascia o mazza? Dipende dalla mazza, così è più... siamo più prendi la mazza. Ok, sono entrambi, si occhiano su entrambi. Ora qui guarda, ci rompiamo con le mazzate. Stiamo curando, sono molto utile, qua ti picchio e non mi sono per le casse. Magari per fare qualche legno. Ok, c'è qualcos'altro in questo magazzino maledetto. Ho trovato munizioni, ma non ho trovato pistole. Però almeno abbiamo una bella arma. Qui è, oddio, un'altra mazza da baseball. Mettiamo, la prendiamo così in sicurezza. E qui, attention all soldiers out there, a supply drop is incoming. Ho qui due airdrop forniture. Ho da capire dove sono. Ok, prima si vede sopra. Il gioco va un po' a scatto, mi dispiace la connessione. Cioè anche se ho qui tutto accanto non sono con cavo. E questo, diciamo, chips, va bene. Sono cibo? Esplora ancora questo mondo. Questa deve essere acqua, è che non posso andare l'acqua. Che li picchiere di stam. Acqua e sì. Ok. Qui non c'è niente. Vediamo se ci scende saltando. Olle. Olle. Non si è fatto niente. Perfetto. Qualcosa c'è però. 45 HP rounds. Stanno altri colpi? Vabbè. Oddio, quello è un robot. Andiamo a picchiarlo. Ma che non ammazza. Vieni qui. Fatti picchiare, maledetto. Ora ti prendo io soppiatto. Non ci hai visti, vero? Maledetto. Oh, ci ha visto. Ciao, maledetto. Ti picchi. Anche se non ammazza la vita. Tipi muori. Oh sì, vediamo altre cose. Cosa prendiamo? Che ci dà? Che ci dai? Non c'è niente. No, c'è di che brilla qualcosa qua. Sotto l'ha messo meno vita ovviamente. Non c'è. Oddio, un robot lì. Non ci vuole andare basso e colpito alle spalle. Eccolo. Male questo, allora lo picchiamo lo stesso così. Già ho un'altra mazza, yeah. Però adesso attento perché ho pochissima vita. Io devo vedere se posso abbassare, c'è almeno qualcosa. Ok, senza vita, ok, move,
sprint left shift. Questo è questo sprint. Autorun non c'è. Left shift, la sinistra shift. Le clutch. First, anche la C e first, prima è solo 8 e stesso, la seconda volta stesso inizia meglio. A me prima è 1, 2, ok. Fast backspace. Pugno con spazio. Va bene, però la switch fire mode. Ok. Ok, adesso che adesso non ci interessa, non chiudere tutto. Quindi 1. Lascia. Ci dai lascia. 1, 2, gira dash. No, Q, c'è qualcosa. Shift. Ok, fatto shift per correre più veloce. Sì, possiamo anche scappare. Ma c'è qui. Lì dentro non c'è niente. Prende quella cosa lì, non cos'è? Scendi giù, scendi, scendi. Olè, bravo, bravo a papà. Can't go, dove sei mai? Mi scippo, perfetto. Se un po' questo mi dà l'acqua di Dante, dammi l'acqua. Niente, non ci dà acqua. Cioè, capire come trovo gli altri persone, non capire. Se riesco a... anche se sempre mi dava poca gente, quindi adesso non ce n'è nessuno ancora. Andare da sopra per vedere meglio. Posso andare alla macchina? Vorrei scappare con la macchina, se è possibile. Mi sa di no. Sopra. No, giù. Così, bravo. Stiamo andando a con Jackson da dietro. Cioè, con... oh, vai più là. Vai più là. Vado qui. Au! Ehi, walking! Non lo so neanche. Non cammino. Cazzo, che faccio? Oh, cammini. Cammin, cammin. Cammin, cammin. Ok. C'è roba, c'è il caso. Prima che non ci cava, no. Mi ha preso in giro. Vediamo se ci butta, cosa succede. Uiii, boom, aia. Sto tanto da un sacco di vita. Is anyone here? Mr. Beagle, vorrei iscriverti ma non so come fare. Vabbè, penso che possiamo anche di uscire e dare. Bene ragazzi, che dire, è un gioco, in questo 10 minuti di gameplay abbiamo visto un po' come il gioco e, insomma, sembra essere anche questo interessante, perché tutto per chi ama i survival e l'altro dei robot. Diciamo, seguo un po' la fastidio di Apex o di Fortnite, quindi un survival online, però che ti dà nemici robot, scena post-apocalittica, e insomma, potrebbe interessare molto. Anzi, se non mi sbaglio, questo dovrebbe essere un primo gioco che faccio, in cui avrò un link, dove potete comprare il gioco e potete darmi, potete in questo modo comprare il gioco, sostenermi in modo indiretto. Voi non uscite niente, voi comprate il gioco e la Zero Survival, il gioco di Zero Survival della la Spotter Kiwi mi darà una piccola parte, insomma un piccolo youtuber, questo piccolo youtubers che vi ha fatto scoprire questo nuovo gioco. Beh, che dire, ora sta parlando di specifiche tecniche, quindi dopo lascio stare il mail placement marketing. È un gioco ovviamente che necessita di un Windows 7 64 bit,
un IT di quarta generazione, un AMD FX 6400, se non mi sbaglio, 6300, scusate, 8 GB di RAM, un Nvidia GeForce da 360 o un AMD Radeon HD da 7850, quindi non richiede tanto, con la scheda grafica. Ovviamente usate la connessione a banda larga e anche l'utilità di un microfono per poter parlare con chi è in linea con i server. Povero Beagle che non riuscivo, mi sembra che non riuscivo, non c'entrò nessuno e non potevo scrivere niente. Inoltre, come spazio sulla disk non prende neanche tanto 20 GB, insomma è un gioco che non richiede tanto, è un survival interessante, che dire ragazzi. Penso di aver detto tutto, quindi passiamo alla parte finale del video. Bene ragazzi, con questo concludiamo il video. Io vi invito a lasciare un like in caso vi sia piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina così riuscite a notificare i miei video, commentare la vostra sul gioco. In info box lascio il link affiliato a me, così se ecco, il gioco interessa e lo volete comprare, comprate quel link così mi aiutate in modo diretto. Come sempre vi invito inoltre a seguirmi su Twitch, dove fare live, sui social come Twitter, Instagram, Facebook, se più sul mio lavoro. Inoltre, non per inoltre, in più vi consiglio di iscrivervi a questi canali, se siete interessati a Miracoli, se siete serie animate, le riporterò qui. Questo è mio cugino che porta live su Fortnite e su Apex, in cui è molto immerso sinceramente. E infine ci sarà il nuovo canale Project TV che aprirò con un mio amico, in cui presto porteremo video satirici, divertenti, che vi sta aprendo un sorriso. Come sempre, tutto per il bene del vostro intrattenimento. Bene, fatto tutto, ma il marchettone è fatto, e più tardi altri canali fatti, bene, quindi io vi saluto e alla prossima scoperta. Passo e chiudo!